Ciao a tutti ragazzi, la sfiga colpisce ancora, si ferma Giorgio Chiellini e si ferma a quanto pare per il solito problema legato al polpaccio. Ragazzi, noi siamo degli sfigati, c'è poco da fare in questa competizione veramente. Non so, abbiamo qualche conto aperto con la sfortuna, perché faccio veramente fatica a capire il perché di tutta questa sfiga. Ora, l'Ajax è un avversario battibile, per carità. Possiamo sostituire Chiellini con Rugani. Se gioca il miglior Rugani e molla il cuscino a casa, lo lascia qua a Torino e va ad Amsterdam e si sveglia un po', è in grado anche lui di fare delle ottime prestazioni e possiamo portare a casa questa partita, anche perché forse li stiamo un pochino sopravvalutando questi giocatori qua. Però c'è da dire che siamo degli sfigati in Champions League, sugli infortuni, che la Champions non è una competizione programmabile. Io questo ve l'ho ripetuto fino alla nausea. Tanti mi dicevano costruiamo la squadra per vincere la Champions. No, non puoi costruirla, perché devi arrivare al momento top, al momento giusto, con i giocatori in uno stato di forma eccezionale, con pochi infortuni e così via. Noi si è rotto prima Ronaldo, a quanto pare lo recuperiamo per questa partita, poi Chan e poi a quanto pare Chiellini. Ora vediamo quali saranno i convocati di questa partita. Poi alle 18:40 ci sarà la conferenza stampa del mister. Vedremo che cosa da dirci su questo infortunio. Se non lo vedremo nella lista di convocati, ragazzi, sapremo già l'esito praticamente. Però detto questo, forza e coraggio con l'Ajax, perché anche il buon Danielino Trottolino, soprannominato così da me e soprannominato Semola da BB Channel, può fare il suo. Forza e coraggio ragazzi, crederci non costa nulla. C'è da dire che però per vincere la Champions il fattore fortuna conta un sacco. Tutti devono arrivare in uno stato di forma eccellente. Noi veramente abbiamo un conto aperto con la sfiga, non so che cazzo dobbiamo fare per levarci di dosso questa macumba che ormai da troppi anni ci opprime e non ci lascia godere in Europa. Siamo veramente degli sfigati. A questo punto rimpiango ancora Benatia, sono questi i momenti in cui rimpiango Benatia. E basta ragazzi, che dire, ci vediamo stasera in live per piangere tutti insieme un pochettino. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, vivetela tranquillamente, non è morto nessuno, siamo sempre contro l'Ajax, non siamo contro dei marziani, possiamo farcela, quindi relax, take it easy. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, ciao a tutti e sempre, fino alla fine. Forza Juventus.